Buonasera. Una molto, molto più importante. Grazie. Per me questo è un ritorno e sono orgoglioso di aver fatto la scelta che ho fatta. Sono felice di ritornare in Sicilia, a Palermo, di prendere casa in questa città e di restare con voi dopo il voto. Grazie. Vi stavo dicendo, uno molto molto più importante di me aveva detto una volta: non chiedete all'America quello che può fare per voi, ma chiedetevi cosa voi potete fare per l'America. Ecco, io vi dico subito che cosa la Sicilia può fare per l'Italia. Intanto può portare la coalizione di centrosinistra a vincere in modo netto in Sicilia le elezioni. Perché vedete, il problema non è soltanto di portare Pierluigi Bersani al governo, e già questa è aria nuova rispetto a quello che abbiamo visto in passato. Il problema è che il governo non sia sotto ricatto e l'operazione che si gioca in queste ore in Italia è proprio questa: il blocco sociale e politico che per 20 anni si è addensato intorno a Berlusconi sa di non poter vincere, ma spera di poter condizionare pesantemente il nostro, il vostro futuro. Impediteglielo, e per farlo è importante che tutti quanti noi, che tutti quanti voi usciate, dalle vostre amicizie consolidate e andate a parlare con gli altri. La Sicilia è un popolo, è un posto dove la politica si capisce, si mangia pane e politica. Allora i siciliani sanno che oggi le promesse di quel blocco sociale e politico che ha sostenuto Berlusconi e del quale faceva parte organica la mafia, le promesse di quel mondo sono una menzogna, più menzogna che mai, perché sanno che la crisi di quel mondo e di quel blocco di potere è legata anche alla crisi internazionale, alla crisi economica. Che cosa faranno ora i nostri avversari? Prometteranno mari e monti, lavoro e infrastrutture, credito, a tassi agevolati e non so che altro, ma voi dovete sapere, i siciliani lo sanno, che con la crisi ogni euro che si investe per creare lavoro, ogni euro che si investe per dare la possibilità alle imprese che ne hanno bisogno di avere credito, è un euro tolto alle clientele, è un euro tolto agli apparati di potere, e quindi sanno che le proposte e le promesse dei nostri avversari non potranno essere mantenuti. Vedete, a me piace Pierluigi Bersani perché non conta balle. Qualcuno in buona fede, brave persone che per tanti anni si sono battuti per una Sicilia migliore, li ho incontrati a Siracusa, a Catania, a Ragusa, dicono: ma dovreste avere anche voi una proposta che colpisce l'immaginazione della gente, come quelle di Berlusconi. Bersani sta attento, non le fa. Incita e punta sulla speranza e sull'avvenire, ma non le fa, perché sa che il governo del paese non può essere fatto con lo stesso meccanismo di delega che abbiamo conosciuto per 20 anni. Guardate, dicevo che la politica i siciliani la capiscono. Allora aggiungo una cosa: la politica è una cosa troppo importante in questo momento in Europa, nel Mediterraneo, con le crisi che ci sono, per lasciarla fare soltanto a senatori, deputati, ministri, sottosegretari. La politica la dobbiamo fare tutti noi. La novità che Bersani ha introdotto, che il PD ha introdotto con le primarie, prima con questo appassionante confronto fra Bersani e Renzi, poi con le parlamentarie, è proprio questo: che ha saputo parlare al popolo del centro-sinistra e gli ha promesso un nuovo protagonismo a uomini, donne, ragazzi. Siete voi che dovete fare la politica del futuro. Se io posso dare un piccolo contributo, ed è, se ci pensate con calma, un contributo destabilizzante, eversivo nel senso migliore del termine, a questa battaglia in Sicilia, è quella di andare dovunque e dire alle persone, dire ai ragazzi: organizzatevi. Non soltanto chiedete, ma organizzatevi. Fate in modo che questa realtà si realizzi nel nostro paese. Vedete? Diceva giustamente il segretario regionale Crocetta, presidente della regione, Crocetta ha fatto bene, ha dato dei segni,
che colpiscono l'immaginario, e la crisi del blocco sociale dominante berlusconiano è più chiara in Sicilia che in qualunque altro posto del mondo. Bene, noi dobbiamo sostenere questa innovazione e questa rottura, ma soprattutto dobbiamo essere capaci di fare una promessa. Torneremo, decideremo insieme, ci organizzeremo insieme. Se lo posso dire con uno slogan, non mi piacciono particolarmente gli slogan, ma una volta consentitemi anche a me di proporne uno. Ecco, io tutto quello che come piccolissimo contributo vorrei dare è quello di, con Bersani, con il PD, con il centro-sinistra, con Crocetta, provare ad organizzare, anche dopo il voto, la Sicilia che non delega. Grazie.